Carenza degli organici sempre più gravi nei pronto soccorso, affollati soprattutto per casi lievi. Servono soluzioni trasversali e condivise, dice al TG8 il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della ASL Lanciano Vasto Chieti e direttore del pronto soccorso teatino Emanuele Tafuri. Il tema della medicina di emergenza in Abruzzo, con un focus su infermieri e nuovi modelli organizzativi, è stato al centro della 2 giorni del congresso regionale organizzato dall'ASL locale che si è svolto nel capoluogo teatino all'auditorium del rettorato dell'università. I dipartimenti di emergenza urgenza abruzzesi si sono confrontati sugli argomenti degli aspetti clinici di stretta competenza dell'emergenza, quelli di tipo organizzativo partendo dal ruolo dell'infermiere sempre più importante in futuro con profili professionali specifici. Quanto è difficile lavorare oggi nei pronto soccorso e nella medicina d'urgenza? Oggi rappresenta veramente un problema approcciarsi alla medicina d'urgenza al pronto soccorso perché diciamo, si ha molta paura di quello a cui si va incontro, alla qualità di vita che sicuramente non è buona per quanto riguarda la possibilità di avere dei giorni liberi, dei giorni di riposo, ma soprattutto si vanno a coprire continuamente carenze su carenze che rende il lavoro poco lineare e diciamo, è molto difficile nella gestione della vita familiare. Quindi questo diciamo, forse è il primo problema che si affronta nella scelta della medicina d'urgenza. E non dimentichiamo poi le aggressioni che purtroppo sono diventate all'ordine del giorno. Sì, purtroppo essendo il pronto soccorso, diciamo, la porta sulla strada, quindi su quello che accade al di fuori dell'ospedale, noi spesso siamo vittime di aggressioni a tutti gli operatori sanitari. Questo veramente fa molto male perché noi spendiamo tutta la nostra vita professionale per aiutare il prossimo, per dare e migliorare la qualità, della salute dei cittadini. Sentirsi aggrediti non aiuta. Quindi io lancio un appello davvero alla cittadinanza, aiutateci a far sì che noi possiamo continuare a fare questo lavoro. Senza trascurare il fatto che in molti casi ci si reca in pronto soccorso pur non essendoci una reale impellente necessità. I dati dicono che circa quasi la metà, anche di più, degli accessi al pronto soccorso sono codici verdi e bianchi. Quindi questi rappresentano un elemento sfavorevole per il lavoro perché ci impegnano unità, risorse, a fronte invece di quelle che sono le emergenze che noi dovremmo gestire quotidianamente. Io spero che davvero la medicina d'urgenza si riappropri di quel ruolo unico e fondamentale. Se non c'è la medicina d'urgenza, se non c'è il pronto soccorso, tutto il sistema sanitario nazionale, regionale, non si regge. Quindi credo che davvero lancio un appello a tutti affinché ci coordiniamo in tutti i settori dell'emergenza per riprenderci la nostra dignità. E soprattutto è un lavoro bellissimo e che quindi deve dare speranza per il futuro. Ci vuole un cambio culturale, un cambio di passo, altrimenti solo l'abolizione del numero chiuso non migliorerà questo sistema.